Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui con il nostro Monza su PES 2021 sulla Master League. Ovviamente, quest'oggi abbiamo Hellas Verona e Roma, due partite molto importanti perché siamo a 3 punti dal Milan. Siamo molto vicini, bisognerà fare grandi cose per riuscire a superare. Però vediamo un attimo. Allora, intanto mettiamo Eder che è meno stanco. Barre è in forma, però non lo vedo molto. Così mettiamo Chong, Viera, Ushik, Oriol. McCrory? McCrory ha giocato da lì l'ultima volta. Poi Zé è un po' stanco, però Suarez è poco in forma e quindi tocca fa così. E niente, la squadra c'è, direi che possiamo andare a giocarcela contro questo Verona che, oddio, tra le due partite dovrebbe essere, diciamo, quella meno difficile. Dovrebbe essere, però non voglio tirarmela, che poi dopo succede che magari in realtà poi si perde 24-0. Comunque, Un caro benvenuto a tutti, amici di ragazzi, Sentito del bisogna Calcio. C'è ancora in dare del cinque gas minuti perché tanto siamo lì. guarda le Siamo lì condizioni. vicini al Milan e io voglio Sicuramente vincere avrà questo qualche stallo, campionato ma per ora a lo tutti i stallo è costi. stato risparmiato. Di Quindi, con certo, gli calma. Bravo autorevoli minacciosi all'orizzonte che Mimmo. sto vedendo non promettono nulla di buono. Roland. Ma in questi Eder, momenti cosa la fai? Roma Perché risplende sempre Eder fa di finta di luce. andarci? Perché? L'atmosfera sulle Perché tribune Eder? è Perché mi serafina, fai questo? splendida. Dimmelo, dimmelo, ti prego. Che cornice di pubblico splendida. Bravo McCrory. Ushik. Certamente un'accoglienza degna del peso delle squadre in campo. Con calma. Con calmissima, La partita è già con calma due cominciata. volte. Chong, per Chong Mimmo. raccoglie un passaggio Ancora pericoloso. Mimmo? Però là non ci va. Si fa trovare Viera. pronto e allontana il pallone. Ushik. Bravissimo Per Ze. il Monza deve Ancora evitare Ushik. molti impegni Viera. ravvicinati in questo periodo. Chong. Sì, Per questo ovviamente aumenta il rischio di Mimmo? infortuni, È ma troppo lunga praticamente sta impedibili. palla. Ma ci arriva lo L'allenatore deve stesso. considerare il turnover. Chong. Sei in fuorigioco, Oran. Sei in Rientra fuorigioco. tempestivamente. Sei in fuorigioco. L'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice Di che c'è stato tanto, offside. di tanto, Oran, di Il tanto. Monza ha capito che il Quindi punto debole dai, degli su. avversari è sulla fascia sinistra. Spinga Bravo molto da quella Ushik, parte. Chong. C'è un sacco di spinta su questa fascia. I Alan, difensori stanno pensando di Ushik ci prova, conclusione. però Se purtroppo concentrarsi sull'uomo non o sullo riesce. spazio libero. Dovranno trovare la Bravo difesa Mac. stretta in ogni caso. Ancora Mac. Bravissimo Mac. Eder. Per Alan, La gioca in Alan. profondità. Mette in Per mezzo Chong, Mancini. ancora Oran, ancora lì. Ancora Spazza via. lì. E rispalluccia addirittura. Anche Ci mette una pezza. meno, Oran, anche meno. Viera. Chong. Chong. Per Pallone buono anche questo, Mimmo. iniziativa offensiva. Oran di testa, che però non ci arrivi. Viera. Col Niente, tiro. tiraccio inguardabile. Realizzazione Cioè, decisiva Oran fa dell'Inter. tanto il fio con la spalluccia, Faccio bene a poi di testa non prenderlo. ci arriva Da mai. quella posizione sa essere molto Au. pericoloso. Anche meno, come dicevo prima, eh. Su. Viera. Il Monza è in gran forma, fornendo ben 5 vittorie consecutive. Bravo Chong. Prova a verticalizzare. No, Ushik, perché torni indietro? Perché? Perché torni Il indietro? portiere la spedisce su. Recupera nel possesso del pallone. Mamma mia. Lancia il Mimmo? compagno Chong. Mimmo? Niente, Mimmo dorme. Mimmo dorme. Perché dormi, Mimmo? Perché? Cross in arrivo. Bravissimo, La palla Erdic. interrompe l'azione. Oriol, si riparte. Oriol. Gioca con un Per pallone Eder. lungo. E non ci arriva. La palla La mette avanti. troppo. Si fa trovare sulla Troppo traiettoria. indietro. Stenta un'azione Troppo rischiosa. corta. Viera. Calma. Fiscito. Ancora Mimmo. Chong. 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 Sì, Tenta il però cavolo, cross. ragazzi, dai. Ci siamo, eh. Ci siamo. Ci manca solamente il gol. Stiamo dominando. Non Bravo, riesce a mantenere il Schick. possesso. Oriol. Tutta. È arrivato sul Eder. pallone, ma non riesce a metterla Eder. dentro. Eder, bravissimo. Ancora Eder. Passa. C'è spazio per calciare. Chong Prova a non ci mandarla a arriva. rete senza troppi complimenti. Chong non ci arriva. Ancora Mimmo, però. Hanno già La riconquistato tira palla. addosso a quell'altro. Viera. Bravo, Il Monza ha una delle migliori difese del campionato. Nelle ultime 5 partite ha subito 3 gol. Schick. Il Monza non riesce ancora a Ancora mettere a Mimmo. frutto il suo dominio del pallone. Holan di testa. Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. 1-0.
Olan, bravissimo, 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 bravissimo. Bravo anche Mimmo con il suo cross molto buono. Bello, bello. Bello. Non si può dire il contrario. Si riparte Bravo 1-0. Olan, bravissimo, Thiago continua a ottimo bloccare colpo di testa. l'Italia. Finalmente, Ripetitivo oh. l'arma in più di questa squadra. Finalmente, torna a gol. È da un po' che non segnava, se non sbaglio. Non si è potuto liberare. Oriol, bravissimo per Chong. E fallo, e Passa fallo, e palla fallo. poco Ci sta fa. anche giallo perché era molto in ritardo, secondo me. Qui il giocatore riceve un sonoro Non avvertimento. glielo dai? Per Cartellino me ci stava, offside però. per prossima scorrettezza. Ci stava il giallo qui. Zè. Per Mimmo. Bravissimo, Viera. Auschick. Bravo, Zè. La controlla molto bene. Il Monza sta tenendo Ancora la Viera. botta di più Oh. e c'è il risultato a dimostrarlo. Ah, Mimmo non ci arriva. Bravo, Tutta Oriol. alla peggio nello scontro di forza. Oriol da fuori. Ancora Chong. Ancora Chong. Un solo gol a referto, Viera. finora Per cruciale per il Mimmo. punteggio e quindi Olan. per il colpo di testa. Mamma mia. 2-0 Monza. Oggi giochiamo Sinistro, alla ancora poco, siamo in stragrande. vantaggio, Alla si può fare. stragrande. Che Bel squadra. colpo di testa, Ancora Matic. Mimmo, eh. Ancora Mimmo, Viera ragazzi. in Vabbè, perfetta coordinazione. Gran Olan capitano. era da solo. Il portiere è inguardabile qui, eh. Doppietta 2-0 in dunque. 30 minuti I di Olan. rapporti di E forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare vabbè, mi il sa che nel vantaggio. secondo tempo faccio un po' di turnover, eh. Pallone Tanto alla lungo in fine verticale. sto Verona ha poca roba. Oriol. Bravo, Schick. Il Monza non riesce Eder. a mantenere il possesso di Auschick. questa palla. Ancora Olan. Va al tiro. Ma che cavolo sta succedendo? Ma Numero cosa sta 18 succedendo, ragazzi? Tripletta di Olan di lì e senza in di lei 40 sembra minuti. riuscire a Stavolta inserirlo. Sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Ecco è l'assist per stato Mimmo che Auschick raggiunge a il colpo di crossarla, testa. però era da solo. Difesa del Riesce a Verona. marcarlo molto, molto bene. Imbarazzante. Ma la difesa dove sta del Verona? In Tripletta, vacanza Matic. quest'oggi? Veramente eccezionale la sua. Ancora Olan, che è La sua scatenato. sfida con i difensori avversari oggi Viera. è decisamente vinta. Per Chong. Si Che non. riparte dal Che tiro. passa ma non passa, porca L'inizio della miseria. partita è cambiato in loro favore. Non Bravo sarei Mimmo. sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Erlich. Pallone sulla Bravissimo. fascia. Ancora Zé. Ecco Eder. Martins. Cross di Eder. E No, colpo di testa di Martins. ancora Olan, ragazzi. Se faceva 4 gol, mi sa che era il primo giocatore a farmi 4 gol in tutta la mia esperienza su Attenzione. PES 2021, Palla io non vorrei lunga. dire. Eiserich. Però. Ma forse è anche prima che fa la tripletta. Non so se mi ha fatto una tripletta con un giocatore. Non mi Sì, ricordo questa forse. cosa, mi sa di no. Ancora Palla tutto Mimmo. da solo. La sua Mimmo. iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Sì, però Mimmo. E dai, eh. Sto passaggio Fa la sala abbastanza d'azione con il lancio laterale. rivedibile, se posso dirtelo. Qui marcatura asfissiante. Possibilità di tiro. Difesa energica e decisa. Bravissimo, fallo, Questa fallo, palla è mai dubitare. su. Non scherziamo, questo è fallo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Chong? No, Olan. Rischio del Verona. Oh, Arriva il rischio 3-0. dell'arbitro, può bastare per questo primo E tempo. direi che possiamo anche chiudere qua la partita, cioè nel senso, se sono d'accordo gli Buona altri. partita, Comunque, a sembrano parte giocare con stronzate. il loro piano Sentiamo tattico ha Ciuria. effetto. Per Turnover. seguirlo serve anche l'appoggio Turnover offensivo. pesante ora. I tre gol ne sono una Silva. E testimonianza. Devono continuare così, mettiamo in evitare di attacco scoccarsi e rovinare il tempo. Pinamonti. Non c'è Qui Maric, azzecca a purtroppo. fine primo tempo. Per C'è cui un po' arriva di il turnover, sostituto. ragazzi, che tanto Vedremo non ha se saprà senso finire nel secondo sprecare tempo. tutte le energie oggi col Verona. Ho visto che stanno in crisi totale Palla nella questi. seconda frazione di gioco. Miguel Veloso. Beh, ci fanno 3 gol, Ha fatto guardate. bene nell'ultimo turno e a finire sul banco Bravo della Zé. panchina è stato soprattutto il tecnico. Sì, l'allenatore non si è tirato No. indietro, ci ha messo la faccia. Nel post partita si è assunto tutta la Bravo Erlis. responsabilità. Silva. È innegabile che il risultato sia stato Ancora Silva. condizionato anche e soprattutto dalle sue scelte tattiche. Chong. Da solo. Chong. Qui c'è il Silva. rinvio. Non può essere certo Fuori di soddisfatto della sua poco, eh. conclusione.
Qua hanno rischiato ancora il 4-0 sul tiro di Silva. Pinamonti. Ciuria. Ciuria. Ancora Pinamonti. Ma Ciuria per Mimmo. Silva. Silva, Silva mio. Mamma mia. Che scandalo. Oh, mano. Vorrei dire. Vediamo se può capitalizzare. No, l'ho deviata. Vabbè, ancora lì. Bravissimi. Bellissima palla recuperata. Chong. Opportunità di ripartire. Silva, Silva. No. Da lì può concludere. Se la cava anche con un pizzico di fortuna. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol No. sicuro. Bravo Erlich, di mano, Ah, non fa la cappella che poi ti fa il tuo gol, Frutta, se no veramente qua scapoccio. Mimmo, che sta correndo anche per tutti gli altri giocatori quest'oggi. Mimmo instancabile. Ma non c'è il vantaggio, ma Mimmo oggi è instancabile, ragazzi. Sta giocando una partita da 10 lode. 10 lode. Auschick. Bravi. Ancora Silva, Piazzola sembra in cassaforte e probabile che Mimmo, adesso pensi a come Chong, Pinamonti, salvare il risultato piuttosto che a macinare gol. Pinamonti, Pinamonti Un non intervento passa. Era impeccabile. difficile passare da lì, ci ho provato, però ce l'avevo quasi fatta in realtà. Decide di allargare il gioco. Non era Tutta così precisa in impossibile, posizione si vede. interessante. Lazovic prova a prolungare. Bravo Mimmo, che anche se non volontariamente riesce a mettere in calcio d'angolo questa palla e non la fa Sono nervoso passare. e voglio fare un altro cambio. Entra Stepinski intanto nel Verona. Bravi. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Nel calcio di oggi, ormai tutti Pinamonti. gli allenatori chiedono un minimo di Pinamonti. sacrificio agli attaccanti. Ora deve duellare con il portiere. No, l'avevo Pinamonti pure rimette la saltato il palla in sala per portiere. provare. Non ci Qualche credo, l'avevo occasione saltato, limitata dai. senza successo però. L'avevo saltato. Ecco un'occasione di Bravo contropiede. Zee! È un sacco a mare. Calcio in 4-0, Zee! salita. Atteggiamento, Oh, gol passione, che... forza, condizione Boh, fisica e mentale che bello, stanno bello, dominando. bello, bello, Rapidi e bello. Io non so cosa letali. dire oggi. Questo Tiro contropiede in un giro di pochi secondi. veloce, subito. Svincolati in aria. Portiere inguardabile, Non sa che veramente. Un cogliere. portiere, Una boh. manovra di una bellezza Sembra inefficace. ubriaco oggi, 4-0. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ancora Oriol? Però questo non è fallo, gliela rubata regolarmente. Stepinski allarga il gioco sulle fasce. Numero! Se ne va. Palla Bravo adesso Oriol. sua. Palla Ciuria. recuperata. Bella palla, Vince il duello fisico e fa suo il Non è pallone. fallo. Arbitro. Riceve un pallone interessante. Ottima Bravi intuizione. Ha ragazzi. visto il pericolo ed è riuscito ad Ciuria. anticipare l'avversario. Pinamonti. Pinamonti. Tackle senza compromessi. Chong, Chong, 5-0. 5-0, Chong. 5-0, segna anche lui. C'è gloria anche per lui quest'oggi. Bravi ragazzi, Da quello che bravi, vedo bravi. Bravo potrebbe non essere l'ultimo. Pinamonti, che ci mette tanto Chong, impegno. è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione. Manca solo il gol di Pinamonti comunque. E non Ormai vorrei dire, sembra ma... una partitella d'allenamento. I rapporti di forza sono chiari al momento. Solo Auschick, un tiro 6-0. e il tempo ne segna un altro. Adesso piove su Bagnaia. 6-0. Ma Vabbè. anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per il risultato. Ma... Una sconfitta del genere psicologicamente Ma il non gioco si è aiuta. aggiornato. C'è qualcosa di nuovo, no? Perché c'è qualcosa che non va. Non ho mai vinto 6-0 una partita, neanche Se la 5-0, neanche partita non 4-0 mi tornasse sa. a loro Cioè, favore, non sarei sorpreso la se difficoltà avessero non l'ho ripreso così cambiata. come stanno È sempre giocando. quella. Ma che cazzo. Bravo Silva.
È sempre quella la difficoltà. Io non capisco cosa sia cambiato. Oggi abbiamo giocato benissimo. Silva. Ah, non ci è arrivato per poco. Guarda, guarda. Ma che roba, cosa fanno i giocatori avversari? Vabbè, Pecciuria lento come nessun altro mai. Bravissimo. Chong. Pepina Monti. Possesso palla del Verona. Bravo Mac. Bravissimi. Chong. Bravo Chong. Mimmo. E sì, pure. Pure, ci mancava solo un gol così, poi veramente è qua. Cioè, mi chiedevo cos'era successo sul serio, ma facevo delle domande molto serie. O difensivamente comunque la mossa di mettere McRory ha pagato, eh. Cioè McRory veramente non ha fatto passare un'anima viva, ma veramente McRory spaventoso sul ruolo difensore centrale, eh. Spaventoso, spaventoso. Anche Oriol sta crescendo tantissimo. Tira su sta palla, è finita. 6-0. Hanno fatto gol tutti ormai. Direi che può finire anche qua, eh. 10 tiri a 0. L'Hellas non ha fatto un tiro in porta. Come Crori in difesa non è passato nessuno. Siamo primi in classifica. Non ci credo, ragazzi. Siamo primi in classifica. A pari punti col Milan. È un punto della Juve. Però siamo primi al momento. Ora dipende tutto da noi, eh. Ora dipende tutto da noi. Mancano 10 giornate, 11, vabbè. Manca poco alla fine del campionato. Ragazzi, ragazzi, per favore, per favore. Allora, intanto hanno osservato un giocatore Sulemana è buono, ma viene a pochissimo. Ma se io ti do Churia per Sulemana, quasi quasi sto pensando, do Churia. Oh, cioè, se si può, vabbè che vale poco, 1,8 milioni in realtà, però oh, cioè lo prendiamo a 150.000 euro con Churia in cambio, è buono comunque, non è male. Allora, Roma Monza. Ecco, questa già mi dà più preoccupazione. Monta di più. Però stanno tutti benissimo. McRory riconfermato. Pinamonti quasi quasi. Però Maric, insomma, non sta bene. Per il resto, chi c'è? C'è Mimmo che, sinceramente, lo riconfermerei dopo la scorsa partita. Poi basta, direi che ci siamo. Comunque, squadra che sta da Dio, veramente da Dio, quindi possiamo affrontare questo avversario in maniera più ottimale possibile. Vediamo cosa si riesce a fare, vediamo se riusciamo a portarcela a casa, che sarebbe un grandissimo risultato. La Roma è una bella squadra, bisogna stare attenti ragazzi alla Roma, eh. Può farci lo scherzetto. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio. Fischio. Fallo? Ma su chi? Di chi è il fallo? Sicuramente non di Aušić. Ah, ecco. No, perché mo capisco tutto, ma sembrava un po' esagerato. Passiamolo in avanti, vai. Bravo Olan, che spizzica. Ma non quanto basta.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Bravo Schick, ottimo intervento, però te la sei anche portata fuori alla fine. Bravissimo Schick. Dai, ma me l'ha, cioè, questo era fallo, me l'ha veramente fermato il giocatore. Questa è ostruzione, io non vorrei dire. Mamma mia, che rischio. Bravo Zé. Bravissimi Aushik ed Er. Olan, cassata. No, la palla era al volo. Bravo Schick. Barre da solo. Da solo. 1-0 Barre. Cazzarola. Sta squadra sta iniziando a carburare in una maniera incredibile. Poi abbiamo iniziato a tirare da fuori e fare gol finalmente, cosa che prima non ci veniva mai, se vi ricordate. Siamo più concreti finalmente. Oh, bravo Barre ancora. Olan. Ancora Olan. Però non puoi farti spostare, Olan. Cioè dai, con tutto il bene, eh, non puoi farti spostare. Aushik. Ed Er. Olan. Poi Barre. Niente. Non passa. No. Il pallone arriva a Dzeko. Bravo Oriol. Cassata. Olan, bravissimo. Barre da solo. Ah! Ma magari. Però abbiamo rischiato di far gol, con quella ribattuta. No, Ze. Bravissimo. Oriol. Si riparte. No. Mamma mia, no. Bravo il portiere. Ottimo. Ottimo intervento. Veramente ottimo. No, Eder, no. Su. Olan. Opportunità di ripartire. Prova a cambiare la situazione. Olan, Eder. Ancora Olan. Ah, niente. La Roma è un po' più forte del Verona, eh. Leggermente. Chiude un pochino meglio gli spazi. No, Mimmo. Ti sei fatto infinocchiare da Sansone. Cross di Sansone. Bravi. Aushik. Oriol. No, ho sbagliato il controllo. Ma sono allungata un po' troppo. Sansone. Ma porca. Palla Mkhitaryan. C'è letteralmente una pioggia di cross in area lunga. Sì. Quando è una torre al centro dell'area devi provare. Bravo, cassata. Sì, però cassata. Bravo Oriol. Dai. Cassata. La gioca sulla destra. Sì, Eder, cavolo. Ah! Hai perso un pallone da pollo. È sopra 1-0 e ha concesso molto poco. Stanno giocando davvero bene. È probabile che aspettino soltanto il fischio. Ci prova. Bravo Schubert. Intervento fantastico. Oriol. No, Oriol, no. Il tiro era davvero potente.
decide di sfruttare la fascia. Mette in mezzo il traversone. Fuori, fuori, fuori. Dai, ci siamo. Ragazzi, ci siamo tanto, eh. Però bisogna cercare di non fare errori. Ne stiamo facendo un po' troppi. E non vedevo nulla, raga. Io. Telecamera non si è mossa. Ci ha messo mezz'ora. Bravo Ross. Ma guarda, guarda la telecamera come ci mette un'ora a spostarsi. Holland al volo. Anzi, stop e tiro. Non al volo. Però cavolo. Pericoloso. Sansone. Tocco morbido. Un'altra azione in copertura. Va bene, dal primo tempo è andato molto bene, secondo me. Molto, molto bene. Io non cambierei nessuno al momento. La partita comunque è abbastanza equilibrata, in realtà. Cassata. Cassata ci prova. Tanto il tiro ce l'ha. Ho voluto provare. Cosa fa? Ma non ho mai visto questa cosa del portiere avversario. A parte che non so come si fa a mettere la palla giù, se sei il portiere, non so come si faccia, non ho mai capito. Il Monza può contare su difensori che ultimamente non sbagliano quasi nulla. Scatta verso il pallone. Sansone! Prova la giocata di fine. Ancora McRory, ancora McRory, pure oggi Mac comunque, oh. Incredibile. Mimmo. Holland. Ed er. Però Holland ci prova. Cassata. Niente. Ho provato questo tiro al volo, ma purtroppo non è andato bene. Dai ragazzi, dai dai, dobbiamo fare 2-0. Assolutamente. Ancora McRory. Cattiveria sto uomo. Che cattiveria. Troppo importante Mac in difesa. Troppo importante. Altro che mediano. Fa difensore questo. Altro che mediano. Zé, che cosa fai? Ancora Mac. Ma stavolta niente. Stavolta niente. La Roma pareggia. La Roma pareggia con Perotti. Male, male, male. Molto, molto male questo gol. Auschick. Ah, prima. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Perfetta parità dunque. Bravo Zé. Credo che ci divertiremo ancora molto. Dai. Oriol. Ed er. Che bella palla per Holland. Auschick. Barre. No, ma come hai fatto a sbagliare, Barre? Come hai fatto? Come ha fatto? Ma porca miseria, porca. Allora. Auschica è stanchissimo. Mettiamo Sigurdsson. Chong per Barre. Medina per Mimmo. Dai, un po' di riposo per Mimmo, che anche oggi ha fatto una buona prestazione. Gylfi Sigurdsson può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Bravi. Cassata. Orio non ci arriva. Bravo Ross. Ancora Sigurdsson, bravo. Holland. Chong. Medina. No, fuori gioco. Ma come? Ma no, di poco, porca miseria. Non l'avevo visto.
braccio lungo del portiere. Perotti. Binder. Veretù. Spinazzola. Ora Mkhitaryan. Dzeko. Bravi. Cassata. Haaland. Per Chong. Cambio di gioco. Eder. Sì, sì, sì. Gliela spaccata. Che gol ha fatto? Che gol ha fatto? Gliela spaccata, raga. Gliela spaccata. Gliela spaccata. Gliela spaccata. Il portiere non poteva far nulla qui. 2-1, Eder. Ottimo, ottimo. Ragazzi, ora teniamola sta partita. Teniamola. Che sono andati 3 punti. Favolosi. Per la rincorsa allo scudetto. Bravo Ross. Cassata. Sigurdsson. Haaland. Haaland. Eder. Eder, ancora lui. Cosa fai, Eder? Cosa fai stavolta, però? Dai. Stavolta no, eh. Stavolta non ci siamo. Stavolta non ci siamo, Eder. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare. Bravo, Haaland, che disturba e recupera un pallone d'oro. Bravi. Però cassata sta da che aspetta. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. È davvero una bella serie di bravi. Chong. Haaland. Sigurdsson. Sempre il portiere. Che para. Para il 3-1. Questo poteva essere davvero il gol. Ancora Sigurdsson, troppo forte. Su Oriol. Rischio. Rischio, 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 eh. Attenzione. Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. No. Mkhitaryan. Il pallone arriva a Dzeko. Qui cerca il tiro. Ah. Abbiamo rischiato. Sì. Direi di sì. Direi di sì, ma fortunatamente ancora 2-1. Mancano 10 minuti, ragazzi. 10 minuti. Chong. Trattamento speciale per alcuni giocatori. Vedo marcature a uomo. Devi sempre cercare di impedire di toccare la palla nella tua tre quarti. Ma come giochiamo? Ma come giochiamo? Ma come giochiamo? Ancora dentro. Ma come giochiamo, ragazzi? Sono commosso in alcuni momenti. Da come eravamo, come siamo adesso, comunque nel passato di tempo, eh. Opportunità per Eder. Bravo Zé. Occasione. La gioca in aria. Haaland ci prova, non ci arriva. Attenzione alla Roma, bravissimi ragazzi. Medina. Cassata. L'appoggio sulla fascia. Haaland, niente. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. No, Zé, ma sempre tu oggi che sbagli, Zé. Allora, oh, finalmente un intervento degno di essere un intervento. Mancano 3 minuti, 2 in realtà. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Bravo Zé. Meglio in questa circolazione della palla. Usciamo palla a piede, Sigurdsson. Eder. Ecco Martins. Eder, attenzione. Eder. Mamma mia, Eder. Che bestia della natura. Sto giocatore. Una cattiveria, oh. Cosa fai, Medina? Perché? Lascia la portiere. Lascia la portiere. Ma chi ti ha detto di prenderla per forza? Ma non ho parole. Scatta verso il pallone. Ottima pressione. Calcio d'angolo. Manca un minuto. Manca un minuto, raga. Manca un minuto. Il portiere che si era mosso in maniera sbagliatissima. Tira su. È finita. È finita. Altri 3 punti. Fondamentali. Fondamentali. Contro la Roma. Fondamentali.
Vabbè, giusto la vittoria, abbiamo meritato, eh. Dai, abbiamo meritato, ci mancherebbe. La Juve ha vinto, il Milan ha vinto. Siamo ancora tutti lì. Però siamo. La Champions è abbastanza rassicurata ormai, però. Io ormai che sono lì voglio vincere il campionato, ragazzi. Ormai che sono lì, ormai c'ho quella voglia. C'ho quella voglia. Allora, prossima volta Monza Bologna, che si può fare, e Brescia Monza. Vabbè, abbastanza semplice le prossime due. E Saraverri ha accettato Sulemana. Ha accettato, ragazzi. Ha accettato Sulemana. Ha accettato. Mi dispiace per Ciuria, ma ci sta, ma ci sta, ma ci sta. Ma ci sta, Primavera, che hanno Sirigu, ho capito, ma non voglio. Ci penserò il prossimo anno a tirarne fuori uno dalla Primavera. Vediamo che c'è. Saraverri. È un trequartista interessante, però. Cioè, oddio. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, in realtà. Se viene al posto di Kano, volentieri. Ti diamo Kano e via. È che piglia troppo di stipendio, quindi non posso permettermelo. Più avanti vediamo se è ancora lì. Poi ci guardiamo. Niente, ragazzi, è tutto. Noi ci becchiamo al prossimo episodio. Sta andando tutto alla grande. Il sogno campionato sta andando avanti. Potremmo veramente toglierci tante soddisfazioni. Ragazzi, alla prossima. Ciao.